Perde un altro pezzo il paese della longevità. È morto ieri, nella propria abitazione, all'età di 103 anni, il nonnino di Bivongi, Vincenzo Valenti. Era nato il 5 giugno del 1913 e viveva in paese dove si era formata una famiglia che aveva portato avanti con sacrifici, facendo studiare e diventare professioniste le figlie. Mastro Vincenzo era un bravo lattoniere e ha tenuto aperta la sua bottega del centro storico fino a tarda età, dopo aver lavorato per il comune. Negli ultimi 2 mesi usciva poco di casa perché diceva di non sentirsi bene e non poteva fare la solita passeggiata giornaliera per sgancrirsi le gambe in attesa di poter praticare il suo hobby preferito, che era quello di guidare la sua vecchia Fiat 500. Poi raccontava del perché della sua longevità, che ripeteva sempre e anche quando, in occasione del suo 100° compleanno, gli è stato chiesto quale fosse il suo segreto. Sono emozionato, la risposta di Mastro Vincenzo, e ringrazio Dio per avermi dato salute e una compagna come mia moglie, perché è la famiglia a dare tranquillità. La lunga vita si ottiene anche con l'onestà e la serietà del lavoro. Molti ricordi, ma quello dell'alluvione di Bivongi del 1951 resterà sempre nella mia memoria quando il fiume è entrato in paese. Ultimamente, prima di chiudersi in casa, parlava della cura e dell'attaccamento verso la sua Fiat 500, che ancora desiderava guidare perché ne era capace, ma i suoi non gli permettevano di farlo. Quindi si rivolgeva specie ai cronisti che andavano a intervistarlo di aiutarlo a ottenere almeno una carrozzella elettrica per poter girare nel paese. Lo scorso anno era scomparso il più longevo del paese, Nicola Calabrese, di 104 anni. Vincenzo Valenti e nonno Nicola avevano battuto un singolare record, essendo stati pilota e copilota nel raduno delle macchine d'epoca della Fiat 500 a Bivongi, dove entrambi raggiungevano 205 anni di età. Non pensavo mai di guidare la mia macchina in piazza, le parole pronunciate da nonno Vincenzo. Confesso che mi trovo bene e la guiderei anche su strada. Ringrazio tutti per questa festa che non mi aspettavo. Da tempo il Ceppo Valenti e altri sono allo studio degli scienziati per capire del perché a Bivongi la vita si allunga. Documenti storici riportati dal catasto nazionale di Bivongi descrivono le famiglie del paese presente nel 1600 e il Ceppo Valenti e altri risultano tra quelli più longevi e giunti fino a noi. Addirittura ancora oggi nelle famiglie si ripetono gli stessi nomi come in quella di Pietro Valenti, figlio di Giovanni, vissuta nel 1700, e quella odierna con gli stessi nomi di cui ha fatto parte anche Vincenzo Valenti. Negli ultimi 5 anni, ricordiamo, Bivongi ha avuto 14 cittadini, tra centenari e ultracentenari, e 42 che hanno superato i 90 anni. Rimane ora a mantenere lo scettro della longevità una donna, la signorina Maria Stella Lorenti, che il 18 luglio scorso ha raggiunto i 100 anni.